video. Questo qui è il mio What's in my school bag. L'avevo visto un paio di ragazzi in questi giorni e avevo deciso di farlo stamattina, perché mentre facevo la cartella per andare a scuola avevo notato che nella mia cartella c'è veramente il mondo, e ho detto: perché non facciamo vedere al mondo di YouTube cosa c'è nella cartella? Anche perché io ho anche le ore di pratica, quindi sarà un leggermente What's in my school bag originale, perché vi farò vedere anche i miei vestiti di pratica, che non sono niente di che alla fine, però vada così, perché non avevo voglia di disfare la cartella e rimontarla, e quindi l'ho lasciata così come era stamattina. Bene, la mia cartella di scuola è una semplice borsa, che è questa qui, della Louis Vuitton. Ovviamente non è vera, magari lo fosse, e come potete vedere da qua sopra, qui dentro c'è letteralmente il mondo, cioè c'è roba anche sotto, quindi voi potete immaginare che tanta roba ci sia. Come avete potuto vedere, la prima cosa che c'è è la mia sciarpa, perché stamattina me la sono messa, poi ho visto che faceva caldo ormai quando ero già uscita di casa e l'ho tolta e l'ho messa in cartella. È una semplice sciarpa color panna con la bandiera americana, sì, è la bandiera americana, che io ho fatto il nodino così potevo metterla più semplicemente così. E quindi questa qui è la prima cosa. Poi non può mancare ovviamente il mio cellulare, cioè questo qui insieme al suo caricabatterie non può mancare. Le cuffiette le ho perse, quindi devo andare a ricomprare, ma normalmente ci sono anche le cuffiette insieme a questo. Poi ho il mio astuccio della Ispac, con dentro un po' di cose che ho fatto vedere anche in back to school, quindi evidenziatori, penne, bianchetti, faccio ancora temperino, vari pennarelli, poi cosa c'ho? Matite, robe varie per evidenziare, per fare schemi, robe varie. Poi ho l'ombrellino, perché oggi pioveva e avevo pensato che pioveva anche quando sei uscita da scuola, invece ha smesso di piovere, però mi sono portato dietro, che sapevo, non si sa mai. Poi ho il mio bellissimo libretto personale della mia scuola, che ho scritto YAL FVG, bello, Poi ho questo qui, che come avevo fatto vedere nel back to school è il mio quadernino dello scarabocco, diciamo. Infatti ho già iniziato a scarabocchiarci sopra, come potete vedere. Sì, c'è veramente di tutto, c'è il logo di YouTube, c'è le nuvolette di ok, poi cosa c'è? Ah, c'è anche pizza, poi c'è Bia e Lia, che sono delle youtuber italiane che io adoro, e non sapendo cosa fare ho scritto i loro nomi. Poi c'è un cappellino, un minion, è vero, mi sono dimenticata, c'è anche il minion. Poi c'è My Blog Greta, perché non so, è un po' stile YouTube sto scarabocchio. Poi non so cosa c'è, c'è il Bieber, c'è il segno di Harry Potter, questo qui, il triangolo col cerchio e la bacchetta, poi c'è un sole, c'è un po' di tutto, c'è questo. Poi ho il mio taccuino con all'interno tutto, di tutto praticamente, c'ho addirittura la foto di Milano della Abercrombie, cioè rendetevi conto, poi sto figo. Non ho detto niente. C'ho la carta d'identità. Poi cosa c'ho? Ah sì, c'ho la, si chiama, la ricevuta, lo scontrino del mio primo tatuaggio, che praticamente conservo come ricordo. Poi cosa c'ho ancora? Vari biglietti del cinema che sono andata a vedere. Questo qua cos'è? Non lo so, non si legge più. Questo è Now You See Me. Poi cosa c'ho? Ah sì, c'ho il biglietto del concerto di Justin Bieber, che lo tengo come portafortuna e sta sempre con me. E poi c'ho soldi, c'ho robe, c'ho di tutto anche qui dentro. Poi c'ho la mia agenda, che mi porto sempre dietro, che ovviamente qua il foglio parte, va dove vuole lui, con scritto il mio nome, la mia classe e la scuola che faccio. Questa qui è un'agenda della scuola di mia mamma, tra virgolette, perché lei era andata al lavoro
Però io non volevo comprare un diario, perché un diario sinceramente non mi serviva a niente, perché comunque la maggior parte delle cose che stanno nel diario sono disegni e pagine un po' a caso, quindi non mi piaceva. Invece questo qui è fatto in questo modo, come potete vedere c'ho già scritto un paio di cose, è fatto tutto così e mi piaceva, c'è tanto da scrivere, quindi ho preferito questa agenda qui, che poi è carina perché è tutta colorata con questo bellissimo gufo qua accanto. È strabella, mi piace veramente tanto, infatti penso che anche il prossimo anno chiederò a mia mamma un'agenda del genere. Poi vi faccio vedere, il caricabatterie, cioè quello dove si attacca la presa lì per scuola, un accendino, che non so che ci faccia un accendino nella mia borsa, non si sa, con una penna, perché io prendo, perché devo firmare sempre il registro sia all'entrata che all'uscita. Questa qui è la penna che cerco nella borsa quando non mi va di aprire il, come si chiama, l'astuccio, e firmo con questa e la butto nella borsa, quindi questa qui è la penna del registro. E poi cosa c'ho? Una tachipirina, perché è sempre d'obbligo la tachipirina. Il mio baby lips, questo qui a lime, che volo sempre, che buono che è questo. Poi faccio vedere praticamente la parte di pratica. La parte di pratica sono queste ciabattine qui, che sono le mie ciabattine di pratica che in laboratorio bisogna mettere, sono così. Poi ho un semplice pantalone nero, un leggings nero e una maglietta bianca, che adesso è tutta stropicciata, accartocciata, perché devo metterla a lavare, perché ogni volta li metto a lavare ogni settimana, in modo tale che per pratica sono puliti, infatti li mettiamo qua così non mi ricordo. Poi c'ho la crema per le mani, questa qua, che è della Prep, del motologicamente testata. Va bene, questa qui l'ho presa da mia mamma, quindi non so che crema sia. Poi c'ho boh, un assorbente. E poi ho questi due quaderni qua, che sono i qua block. Questi a quadretti e questo è a righe, perché non mi va di portare, cioè non mi piace mettere i fogli all'interno del quadernone, perché io prendo appunti, poi dopo torno a casa, riscrivo tutto quanto di nuovo in bella, e quindi ho il quadernone ordinato, e quindi mi servono questi due. Infatti all'interno di questo qui ci sono già gli appunti vecchi di viso, questi qua, potete vedere, pulizia del viso. Sì, è una cosa un po' strana fare, cioè scrivere pulizia del viso, queste cose qua, tipo l'anno scorso ero molto, non so, strana, perché comunque tutte le altre persone normali alla scuola normale hanno geografia, storia, matematica, cioè ce l'ho anche io tranne geografia, però io ho anche queste cose qua che bisogna scrivere con pelle secca, disidratata, alipica, cioè tutte queste cose qua che comunque non so, è strano, però è strano in senso buono, non so spiegarmi questa cosa, cioè non so, sono un po' così io. E poi ho il mio quadernone con dentro tutte le materie, diciamo tra virgolette, teoriche e non. All'interno del quadernone è fatto così, oddio, è fatto così con tutti questi separatori, infatti qua questo qui è di manicure e pedicure, infatti c'è tutta la roba di manicure, poi c'è viso con tutta la roba di viso, le schede, perché noi a scuola non abbiamo i libri, abbiamo le schede, quest'anno forse ci daranno il libro di estetica e quindi useremo il libro, ma normalmente abbiamo tutte queste schedine qui. Un foglio che si è strappato, mi tocca aggiustarlo. Poi c'ho un massaggio. Poi questa cos'è? Questo rosso, non c'è scritto cos'è. Sei anatomia e cosmetologia. Poi con tutte queste bellissime schede, infatti cosmetologia e chimica. Qui dentro non c'è niente. Ora si rompe il quaderno, ci scommetto. Ok. Poi c'ho inglese con tutte le varie vocaboli per il beauty center, ho scritto beautician, beauty center, night extension, trolley, chair, tutte quelle lì che a noi ci servono perché sono i vocaboli del mestiere, quindi yeah. Poi c'ho, cos'è? contabilità, sì, è giusto, che praticamente non so spiegarvelo sinceramente, è come matematica però un pochino più complicata.
E poi l'ultima, cos'è? Ah, e poi c'è storia, la prima guerra mondiale. Sì, siamo ancora alla prima guerra mondiale. E poi cosa c'ho ancora in borsa? Una lima, ovviamente ho una lima. E poi cosa c'ho qui dentro? Qui dentro c'ho delle forcine, queste qui, che non so come voi le chiamate, ma io le chiamo forcine. Poi ancora un assorbente e basta, non c'ho più niente. Quindi questo era il What in My School Bag. Spero che vi sia piaciuto. E se vi sia piaciuto, tanti pollici in su. Se avete qualche idea, oppure che ne so, usate alcune cose che uso anch'io. O... come stavo dicendo? Ah sì, il video è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, tanti pollici in su. Commentate qui sotto con altri futuri video che volete. O se per caso, come dicevo, avete qualcosa in comune come a me, come il quaderno, l'astuccio o altre cose. E condividete questo video su tutti i social network. E niente, un bacio e alla prossima, ciao! Ciao! Il mio piccolo Bill. Salutate Bill!